Ciao a tutti, sono Svetlana Marongio e questo è il nostro canale di YouTube. Siamo di nuovo con voi e oggi vi voglio far vedere come si fa questo punto a uncinetto. Punto davvero molto molto semplice. Io ho già iniziato a fare il mio lavoro, ma come ogni lavoro noi dobbiamo fare il campione. Quindi il campione, io ho fatto anche un piccolo campione. E adesso vi faccio vedere tutto dall'inizio. Quindi questo noi possiamo spostare, che non ci interessa. Quindi io sto usando questo filato, che poi ve lo faccio vedere, e sto usando uncinetto numero 3 di Clover. Ok, abbiamo scelto tutti questi tre colori con Victoria perché io ho provato a fare anche con altra variazione di colori e non mi è piaciuto il risultato. Quindi il colore prevalente sarà grigio scuro, poi sarà questo lampone e grigio perla, e che è questo qui. Ok, qui abbiamo punto, come vi ripeto, è semplicissimo, che può affrontare anche chi è nelle prime armi. E qui basta sapere fare una catenella, una maglia alta e una maglia bassa, e certamente bisogna fare attenzione e contare le catenelle, e possiamo partire a fare il nostro campione. Ok, numero di mali per fare questo punto è multiplo a 2, quindi io per campione avvio 20 catenelle, intanto che usiamo uncinetto io avvio 20 catenelle e più 2 per inizio e fine del giro, e partiamo. 1 2 3. Volevo ancora dire che la prima catenella deve essere molto morbida. Chi stringe lavoro vi consiglio usare mezzo numero di uncinetto più grande, e noi andiamo avanti. Allora 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, come ho detto serve per fare il punto, e altri 2, 21 e 22 servono per inizio e la fine del giro, e possiamo partire con il primo giro. Quindi io tengo questa ultima catenella e faccio 1 2 3 catenelle di per iniziare il giro. Ok, adesso 1 2 3, questa sarebbe quarta, e nella quinta catenella da uncinetto noi facciamo questo elemento, una maglia alta, una catenella, e nello stesso punto di nuovo facciamo una maglia alta. Ok, è fatto. Adesso saltiamo la catenella successiva, e nella prossima facciamo di nuovo questo elemento, chiamiamolo elemento a V, facciamo così, facciamo il nostro V. Quindi noi facciamo una maglia alta, una catenella e un'altra maglia alta nello stesso punto, e così andiamo avanti, lo terminiamo insieme questo giro. Quindi una maglia alta, una catenella e una maglia alta, che ricordiamo che dobbiamo saltare tra un elemento e l'altro una catenella. Quindi salto una catenella, nella successiva entro una maglia alta, una catenella, e nello stesso punto un'altra maglia alta. Ok, di nuovo salto, entro nella successiva una maglia alta, una catenella e una maglia alta, e così tutto il nostro giro. Saltiamo successiva, entriamo una maglia alta, una catenella, e nello stesso punto un'altra maglia alta. Ok, allunghiamo il nostro filo, di nuovo saltiamo, nella successiva un altro elemento a V, catenella, e lo stesso punto un'altra maglia alta. Andiamo avanti con lo stesso punto, una maglia alta,
una catenella e un'altra maglia alta. Saltiamo una maglia alta, scappato. Allora, rifacciamolo che è meglio. Quindi salto una catenella di base, entro nella successiva, faccio una maglia alta, una catenella e un'altra maglia alta. Quindi il primo giro sarà tutto di questi elementi a V. Quindi una maglia alta, una catenella e nello stesso punto un'altra maglia alta. Ok, adesso li ricontiamo. Quindi dobbiamo avere 10 di questi elementi a V. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok, ho fatto tutto giusto. Mi è rimasto una catenella che la salto e per terminare il giro entro nell'ultima e faccio una maglia alta. Ok? E così ho terminato il mio primo giro. Adesso faccio una maglia, una catenella, giro il mio lavoro e il secondo giro sarà così. Quindi io entro sotto tra ultima maglia alta e elemento a V, entro qua sotto e faccio una maglia bassa. È fatto. Una catenella, salto tutto questo elemento a V e tra primo e secondo qui entro, guardate, così sotto, aggancio il mio filo e faccio una maglia bassa. Questo giro noi dobbiamo fare molto molto morbido perché non ci deve tirare questo giro. Quindi una catenella, salto successivo elemento, entro tra uno e l'altro e faccio una maglia bassa. Una catenella, salto, entro dentro e una maglia bassa. E così ripetiamo fino alla fine del nostro giro. Ok, una catenella, tra primo elemento e l'altro entro e una maglia bassa. Ricordiamo che lo facciamo molto molto morbido, altrimenti ci tira il lavoro. Una catenella, tra un V e l'altro entriamo dentro e una maglia bassa. Una catenella e una maglia bassa. Una catenella e una maglia bassa. Una catenella e una maglia bassa. Ok, una catenella. E adesso io devo aggiungere un altro colore, quindi il successivo colore che abbiamo scelto sarà questo colore di lampone. Io vi faccio vedere il modo in quale lo aggiungo io. Quindi io devo terminare qua a fare ultima maglia bassa, quindi ultima maglia bassa dovrei entrare tra questo V, ultimo V, vedete, a largo, e queste 3 catenelle dell'inizio del giro. Quindi cosa faccio? Io entro e aggancio il filo grigio, poi avvicino il filo del secondo colore che ho scelto, in caso mio lampone, in caso vostro sarà molto probabile un colore diverso, e quindi io la ultima maglia bassa la chiudo con 2 fili insieme. È fatto. Ok, aggiusto un pochino i miei fili, quindi questo grigio lo lascio, non lo tagliamo che ci servirà ancora perché è il colore principale. Il successivo successivi questi 2 giri che si ripeteranno in continuazione, io faccio di un altro colore, quindi 3 catenelle per iniziare del giro io già faccio di nuovo colore, 1, 2 e 3. È fatto. Giro il mio lavoro e comincio a ripetere questo giro che abbiamo fatto, giro dove abbiamo creato V. Quindi getto il filo e entro con uncinetto
saltando questo giro di mali basse, entro proprio nel centro del primo V che abbiamo creato all'inizio. Aggancio il mio filo e faccio una maglia alta. Fatto, una catenella, e nello stesso posto entro proprio dentro del mio V e faccio un'altra maglia alta e ripetiamo questo giro. Quindi getto il filo, ricordiamo che tra un V e l'altro non c'è nessuna catenella, quindi guardate bene, getto il filo, entro, aggancio il filo e faccio una maglia alta, una catenella e un'altra maglia alta. Ok, e così tutto il nostro punto è, che come potete vedere è semplicissimo, una catenella, entro e faccio una maglia alta. Quindi ve lo faccio vedere ancora come il cambio un altro colore, giusto per capire come sollevo fili per non tagliare ogni giro, che ho trovato il modo che piace a me, ma in ogni caso voi potete trovare il modo vostro che potrebbe essere anche diverso. Quindi una catenella, una maglia alta, nel successivo V entriamo, una catenella, scusate, una maglia alta, una maglia alta, una catenella e nello stesso punto una maglia alta. Ok, nel successivo una maglia alta, una catenella e un'altra maglia alta. Una maglia alta, una catenella e un'altra maglia alta. Una maglia alta, una catenella e un'altra maglia alta. Fatto, una maglia alta, una catenella e un'altra maglia alta. Ok, siamo arrivati quasi alla fine, quindi nell'ultimo V entriamo, facciamo di nuovo lo stesso V, una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Gomitolo cammino, si è avvicinato al lavoro, e per terminare il giro io faccio una maglia alta e entro in questo spazio così e termino il giro con una maglia alta. È terminato, come avete constatato. Quindi qui si ripetono due giri, in quanto facciamo il primo giro, facciamo questi elementi a V, e per tornare indietro facciamo una maglia bassa con una catenella. Quindi faccio una catenella, giro il mio lavoro e prima maglia bassa faccio tra questa maglia bassa, maglia alta del giro precedente. Quindi entro dentro, faccio maglia bassa, una catenella e la successiva maglia bassa io devo fare tra un V e l'altro. Entro qui e una maglia bassa, una catenella. Ricordo ancora che questo giro deve essere molto morbido, e una catenella, una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa e una catenella, una maglia bassa e una catenella. E andiamo avanti a terminare il nostro giro facendo sempre lo stesso lavoro, che è una catenella. Allora, una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa, una catenella. E adesso vediamo come chiudo il giro. Allora, come abbiamo deciso che io faccio la conseguenza di colori in questo in questa maniera, vedete il mio campione, che io faccio un giro di grigio scuro, un giro di lampone, un giro di grigio scuro, poi
faccio un giro di grigio perla e grigio scuro, quindi io devo, cioè il colore prevalente è questo, quindi faccio questa conseguenza di colori. Quindi in questo caso io devo sollevare di nuovo il filo con grigio scuro e ve lo faccio vedere. Adesso non facciamo intrecciare molto fili, che io ho fatto una catenella, quindi entro dentro con lo stesso filo, si è agganciato, aggancio il mio colore lampone, tiro su colore grigio, questa codina la lasciamo che non ci interessa, che sistemo bene e chiudo la maglia bassa con il grigio, lo allungo un pochino filo, in quanto non devi neanche tirare da questa parte, ok? E adesso faccio lo stesso lavoro come abbiamo fatto prima, di nuovo con colore grigio scuro. Quindi voi lo fate da solo, quindi faccio 1, 2, 3 catenelle, giro il mio lavoro e entro dentro con maglia, facendo elemento a V, quindi entro in questo V del giro precedente e faccio di nuovo questo elemento, una catenella e una maglia alta. Voi questo giro di terzo giro voi fate da solo, io voglio solo far vedere poi quando aggiungo ancora un altro colore per farvi vedere come sollevo questi fili. Comunque ci vediamo un pochino più avanti quando aggiungo il colore. Ho terminato il secondo giro di colore grigio e lo termino completamente aggiungendo un altro colore. Come sempre abbiamo fatto alla fine una catenella, quindi entro tra ultimo V e catenelle dell'inizio del giro precedente, aggancio il grigio, ok? E adesso faccio questo lavoro. Questo filo lampone io devo tirare in alto, quindi li metto colore lampone e colore nuovo sul dito qua, così, in questa maniera, e il filo grigio lo con altro mano lo tengo un po' in tensione e termino la mia maglia bassa agganciando tutti e due i fili insieme, ok, in questa maniera. Questo lo possiamo anche allungare un pochino, che alla fine del nostro lavoro lo nascondiamo. Allungo un pochino in modo che questo colore lampone non mi tira lavoro, tiro un pochino questo filo grigio per non disfare questa ultima maglia bassa. E adesso cosa faccio? Il successivo giro, quindi devo fare con colore grigio chiaro, io lascio da parte il colore lampone, metto sul dito il colore che devo lavorare e comincio a fare lo stesso lavoro, 1, 2, 3 catenelle dell'inizio del giro, giro il mio lavoro e continuo a fare punto come abbiamo fatto. Quindi entro nel dentro del nostro V, faccio una maglia alta, una catenella e una maglia alta e così via. Quindi il punto contiene solo due giri, un giro dove noi creiamo questo elemento a V con una maglia alta, una catenella in mezzo, una maglia alta, il secondo giro che torniamo indietro e che facciamo una catenella e una maglia bassa, che torniamo al nostro campione più grande. Come potete vedere si presenta già in questa maniera. Per esempio adesso io ho terminato il giro con colore grigio, quasi terminato, terminiamo insieme per farvi vedere ancora come tiro in su le mie maglie. Quindi io lo devo terminare, aggancio il grigio, in questo caso io devo sollevare, andando un pochino avanti con il lavoro,
mi si formano sempre questi, questi fili qua sul fianco, e li cerchiamo di fare in modo più corretto possibile. Quindi io termino il mio lavoro prendendo entrambi i fili e chiudo la mia maglia bassa in questa maniera. Come vi ho fatto vedere prima, aggiusto questo grigio. Adesso cosa devo prendere? Colore sempre grigio chiaro, quindi lascio da parte lampone e vado avanti, 1 2 3, e così via. Quindi, come potete vedere, il punto molto molto semplice, sia da dritto del lavoro che da rovescio del lavoro, si presenta in entrambi, cioè uguale. È molto facile anche da ricordare, perché è davvero banale e di grande effetto. Tutto il segreto sta di trovare bene a copiare il colore. Potete fare in qualsiasi colore che vi piace. Noi abbiamo scelto questi colori e spero che anche a voi piacciono questo abbinamento. E noi ci vediamo prestissimo con iniziare il proprio lavoro, vero e proprio lavoro, con questo punto. Con questo vi saluto e alla prossima. Ciao ciao!